Ieri Prato ha celebrato il 78esimo anniversario della liberazione della città dalle truppe nazifasciste, prima in piazza delle carceri con la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti e poi a Figline con l'omaggio ai 29 martiri impiccati dalle truppe in ritirata, il momento clou di questa giornata simbolo della storia della città che quest'anno vede il gradito ritorno della Marcia della Pace da Galcetello a Figline dopo i 2 anni di stop dettati dal Covid. Un ritorno denso di significati simbolici perché avviene in un periodo difficile a causa della guerra tra Russia e Ucraina che ci tocca da vicino e su più aspetti e perché siamo in piena campagna elettorale. Come ha sottolineato il sindaco Biffoni nel suo intervento finale, preceduto da quello della console tedesca, pace e democrazia sono anche il frutto del sacrificio di quei 29 giovani 78 anni fa e ciascuno di noi deve esserne all'altezza ogni giorno. La marcia della pace di stasera, perché la marcia della pace ci rammenta che quei 29 martiri e tutti i partigiani d'Italia sono morti per darci come valore fondante della nostra Costituzione proprio la pace. Poi siamo in contesto di campagna elettorale. Ricordiamoci sempre che c'è una soglia da non oltrepassare, che sono quei valori. Poi le posizioni possono essere diverse, ci può essere discussione, ma questo è un valore non negoziabile. Il presidente dell'ANPI, Angela Riviello, è tornata a chiedere che il 6 settembre diventi la festa laica per eccellenza della città. È il modo di farla diventare la festa di tutta la città e non di una parte della città. Perché il rischio di questa festa è che piano piano diventi la festa dei nostalgici e che vada ad estinzione. E noi questo invece lo dobbiamo impedire. Vuol dire coinvolgere la cittadinanza, vuol dire farla riflettere in quel giorno e fermare tutto e parlare di questo.